Ciao Reapers, bentornati sul canale. Come vedete, con mia grandissima gioia, nuova videocamera, insomma una videocamera vera e propria, perché il vostro entusiasmo, insomma il vostro amore per questo canale, per questa cosa che sto cercando di fare, mi piace tanto e ho pensato appunto di fare un investimento, comprare una vera e propria videocamera per realizzare i video. Detto questo, ci sono un po' di aggiornamenti nella vasca, solite cose, attenzione, un po' di aggiunte. Grazie e buon video. Ho preso anche i coppe pods, li ho tenuti in frigorifero un giorno, li vedo. Io ho questo filtro mesh per filtrare appunto l'acqua di cottura, è una rete molto molto fine di plastica e ho trovato questo barattolo che è perfetto, almeno così scola senza problemi. Chiaramente se il vostro scopo è quello di far riprodurre coppe pod in vasca, vi consiglio di farlo la notte. Io l'ho fatto di giorno perché il costo è irrisorio e comunque non mi dispiace che i cromis, insomma, mangino un po' di vivo e vabbè, qualcuno sicuramente sopravviverà e andrà a riprodursi, insomma, se riesce. A questo scopo io quando doso questi esserini vivi spengo lo skimmer, giusto per non ucciderli in questo modo, insomma. Ragazzi, mi è arrivata questa figata che di fatto toglie qualsiasi scusa dal costruirvi una dosometrica Joy Reef, quella che già utilizzo in questa vasca, però in questa vasca il circuito me l'ero fatto io. Adesso invece vengono queste schede, a voi non serve altro se non l'alimentatore che collegate qua e le vostre pompe, fino a 6 pompe come vedete, piedini azzurrini. Semplicemente qua ci collegate le dosometriche, è davvero quasi plug and play, dovete solo scrivere il firmware dentro il modulo, collegarlo in wifi e farvi il vostro account Joy Reef, e così che vi possiate, insomma, comporre la vostra dosometrica a un costo molto 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 basso rispetto a altre dosometriche nel mercato che hanno le stesse funzioni, ovvero il wifi, l'avviso del blackout, insomma tutto il log degli eventi, insomma è davvero una piccola bombettina, ecco. E mi fa assolutamente piacere condividere con voi questa novità, anche perché ho sempre supportato Joy Reef dal momento in cui sono venuto a conoscenza di questa cosa, perché secondo me è davvero una figata. Intanto che la pappa, insomma, si ammorbidisce, oggi mi sono arrivati questi, che era quello che mi mancava, diciamo, come integrazioni, cioè elementi tracce, comunque elementi inferiori ovviamente rispetto a quelli che integriamo di solito. Contengono sia elementi traccia cationici e anionici. Sì, anionici e cationici. Cosa vuol dire? Che anche questi due composti sono bilanciati ionicamente, quindi vanno dosati entrambi nella stessa quantità. Loro suggeriscono 1 ml per 100 litri ogni giorno. Io penso che farò 1 ml ogni 2 o 3 giorni. Vediamo una shakeratina e 2 e andrà nella collezione di integratori che insomma si è un po' allargata, non so dove mettiamo lì. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your heart. Allora, stiamo andando dal mio amico Giorgio. Lui ha delle vasche di acqua dolce. Ho provato a convertirlo al marino, ma senza successo. Quindi stiamo andando lì perché deve riallestire la sua vasca più grande e non ho capito cosa deve fare. Allora, acquario numero 1, acquario numero 2, acquario numero 3, che è quello che è da rifare, e acquario numero 4. E stranamente questo acquario di Giorgio mi piace. A me sinceramente piace molto, è abbastanza naturale, anche il posizionamento delle varie rocce mi piace. Quindi niente, questo è il lavoro, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Abbiamo vi è piaciuto, mettete like al canale e soprattutto ciao Reapers. Dai, l'hai rotta, fatta romperla. The next day with his son, I wish he could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. Terza settimana di Life Source a luci spente, così da non togliere luce ai coralli durante il giorno. Andy.
Something unknown came out of the fog. Now it has returned. We are home. Allora ragazzi, qualche nuovo inserimento, come vedete dalla nube ho usato un po' di colla perché ho anche incollato i frag che avevamo lì, li ho posizionati, adesso ve li faccio vedere. Allora, prima di tutto la confusa, adesso si riprenderà ovviamente, ho fatto un po' fatica a rompere il plug e quindi poi si è rotto, insomma, purtroppo si è rotto un pezzettino sotto e ho fatto un altro frag, insomma, non so che cos'è, ma è un po' in fame, insomma, è un po' debilitata, vediamo se riusciamo a salvarla, insomma, a me piace. Poi ho incollato la Trachy su una mattonellina. Poi abbiamo qua invece i frag, appunto, che si sono rotti della confusa, la multicolor lì dietro, e poi c'è questa Pocillopora multicolor anche questa, dei colori molto belli, e una Duncan, sono quattro calici di Duncan, insomma, così per riempire con qualche altro molle.